Amici e nemici del Nuovo Olivo, buongiorno! Un salutone da Veglie. Anche Veglie adotta il Nuovo Olivo e ottiene risultati meravigliosi. Ma oggi, più che mostrarvi questi risultati, vi faccio questo video perché voglio dirvi quanto sto incazzato. Allora, praticamente, da oggi in poi, secondo i signori di Coldiretti, io sono uno sciampista. Benissimo. Allora, sappiate una cosa, amici miei. Lo sciampista vi aspetta per farvi uno shampoo col Nuovo Olivo. Così almeno, a posto di riavvivare e di rinnovare il motore vegetativo solo delle piante e ottenere questi risultati, magari riavvio anche il vostro cervello bacato. Perché siete maleducati, perché siete arroganti, perché siete ignoranti, perché anche davanti ai risultati siete capaci di dire alle persone: non fatevi assolutamente truffare dagli sciampisti. Benissimo, gli sciampisti ottengono i risultati, voi invece fate soltanto tagliare gli alberi e poi un'altra cosa, e li fate seccare fra le altre cose. Poi un'altra cosa importantissima, ministro Centinaio, l'ho invitata pubblicamente lasciandole il mio numero, aspettando sue. Il mio post è stato condiviso da tantissime persone e le ho detto anche di venire a spese mie, senza venire a sorvolare il Salento a spese dello Stato, perciò sempre mie. E le ho fatto questo invito pubblico. Non è che ho fatto niente di grave, sia chiaro. Ho fatto un invito pubblico ad un ministro della nostra Repubblica. Io sono conosciutissimo ormai anche da voi perché sono stato nel Senato insieme al senatore Ciampolillo per fare una conferenza stampa per farvi vedere i risultati, perciò non sono neanche così sconosciuto. Benissimo, l'ho invitata a spese mie. L'unica cosa che ho ottenuto è il silenzio, la tomba. Beh, sappia che con quella legge che avete fatto passare state uccidendo, state facendo un omicidio e calcolate che qui, quegli alberi, non venite a toccarli perché tutta la gente si rivolterà contro. Io ve lo dico, poi fate voi. I salentini non vogliono perdere gli alberi. I salentini mi hanno detto di fare da portavoce perché riesco a parlare. Benissimo. Faccio da portavoce, i nostri alberi non si toccano, come può vedere si rigenerano. E faccio vedere anche un'altra cosa. Vedete? Queste sono celline che sono state trattate. Ecco qua. Sono rigenerate, stiamo a Veglie. E questi invece sono gli alberi a fianco che non sono stati trattati, ecco. Magari vado con un attimo più di calma. Questi sono gli alberi che devono essere per forza estirpati. Non è vero. Sono ancora vivi. Purtroppo non sono vegeti. Però li possiamo tranquillamente rigenerare. Allora, io intanto vi saluto. Rinnovo il mio invito da sciampista. Da sciampista ai signori di Coldiretti di venire a provare il mio shampoo, così almeno vi si riavvia il motore vegetativo del cervello. Ministro Centinaio, se lei ha voglia di vedere qualcosa dal vivo, torna a ripetere, mi conosce, sa chi sono. Il mio numero di telefono gliel'ho mandato pubblicamente, le ho anche scritto una mail un po' di tempo fa, come ho fatto anche col presidente della regione Puglia, sappiatelo, il presidente della regione Puglia è stato invitato come il ministro Centinaio da me a spese mie, senza assolutamente TV, giornali, ribalte, non volevo niente, volevo semplicemente fargli vedere che cosa sono riuscito a fare. Benissimo, sappiate che mi hanno sempre ignorato, anzi adesso apro il giornale e vedo che mi chiamano sciampista, va bene? Allora, vi saluto. Anzi, prima di salutarvi vi dico anche un'altra cosa. Perché è importante saperlo. Lo sciampista ha titoli da vendere, va bene? Ho 3 diplomi e una laurea.
È chiaro? Fra le altre cose sono anche un musicista, se qualcuno non lo sa, sono anche un professore di musica. Perciò, fra le altre cose, ho l'imbarazzo della scelta per come farmi chiamare. Sicuramente uno sciampista! Vi saluto, viva il Salento, viva gli ulivi e viva il nuovo olivo! I nostri olivi non si toccano! Arrivederci!